Cioè, sarebbe da prendere la faccia e da far così. Io non capisco una cosa, va bene? Mi è venuta, mi sta a venire una paralisi facciale a furia di fare sorrisi del genere. Perché io dico una cosa, no? In maniera molto, molto chiara e in maniera pesante, no? Allora, io dico, no? Ma perché la gente s'ostina a fare le figuracce in questo modo? Partiamo da un presupposto molto, molto, molto semplice. Ci troviamo di fronte ad una procura che non sa niente. La procura di Torino. Credo che abbia fatto. La procura di Torino sta collezionando le figuracce. C'è chi le collezioni si possono fare di tante cose. Loro collezionano figuracce. C'hanno l'album, aprono la figuraccia numero 1, figuraccia numero 2, figuraccia. C'hanno le figuracce. Vabbè, le figuracce che colleziona la procura, la FIGC, in generale, tutti questi grandissimi uomini e donne straordinari, sono figuracce. Straordinarie. Per quale motivo? Si continua a parlare della situazione plusvalenza Juve. Che ragazzi, la Juventus ha fatto plusvalenze illegali, siamo stati cattivi, brutti, siamo stati criminali, noi abbiamo rubato tutti i trofei che abbiamo vinto noi, abbiamo rubato, eccetera, eccetera. La nuova accusa è fuori dal normale, ok? Un'accusa che secondo me fa crollare un po' la procura, perché vuol dire proprio non saper contare, cioè qua è la base proprio. Perché secondo la procura noi avremmo utilizzato il valore delle plusvalenze praticamente per iscriverci al campionato. Questa è la nuova accusa della procura. Vi spiego un po' la situazione qual è, perché ci sono tante cose da dire. Ovviamente ragazzi, prima di iniziare, come al solito, prima di iniziare iscrivetevi ovviamente al canale, mettete ovviamente like e attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto importante. Se vi va, ovviamente ragazzi, potete fare questa cosa, basta scendere qui sotto, iscrivervi al canale, mettere ovviamente attivare la campanellina, se lì dentro avete tutte le notifiche, avete tutto, praticamente tutte le cose, è gratuito e se vi va seguitemi sui social. Faccio un po' di fatica, vi devo dire la verità, a capire il punto qual è, ma perché faccio fatica? Perché io dico, ci cioè, vuole impegno per dire una serie di cavolate così grosse. A quanto ammontano le plusvalenze per la procura che la Juventus avrebbe fatto in maniera errata? Ammontano a praticamente il 3% del fatturato degli ultimi 3 anni. Quindi, degli ultimi 3 anni, cioè delle 3 stagioni precedenti, solo il 3% del fatturato rappresenta il valore che tu cerchi. Quindi tu cerchi di farmi capire che una squadra che ha un fatturato così alto, che aveva la possibilità di effettuare due aumenti di capitale, che aveva il 3% di incidenza delle plusvalenze, tu mi vuoi far capire che avevi bisogno delle plusvalenze per iscriverti. Ma tu te rendi conto della cavolata oppure ti serve un disegno? Perché se. Allora, tu te rendi conto di quello che stai a dire? Tu stai facendo letteralmente una figuraccia semplicemente per un motivo. Tu non stai analizzando la situazione economica di una squadra che ha problemi economici. Perché i problemi economici in questo settore, sapete cosa vuol dire? Quando tu hai debiti e non li puoi ripagare, finanziari in quel caso. Ma comunque sempre nel contesto economico. Quindi quando io ho tanti debiti e quei debiti io non li posso ripagare e devo far ricorso a delle fonti esterne, allora tu mi dici, oh, sta squadra sta in difficoltà perché non ha saputo, diciamo, comportarsi bene a livello economico in modo tale da poter finanziarsi da sola, ma ha dovuto, uno, chiedere un prestito esterno. Che comunque per i ragazzi è una cosa abbastanza strana da chiedere, perché comunque poi lo devi dare, anche se sono soldi che te regala, te devi ridare. Seconda cosa, è abbastanza strano perché hanno fatto plusvalenze talmente alte e talmente forti che addirittura queste plusvalenze hanno rappresentato un guadagno che era essenziale per iscriversi al campionato. Ora, una persona intelligente, capace, educata, una persona colta, capisce che con un fatturato pari con un'incidenza plusvalenza, cioè le plusvalenze hanno rappresentato il 3% del fatturato, capisci anche te che è impossibile questa cosa, no? Perché se non lo capisci, io chiamo l'elementare e ti faccio ripetere elementari, perché questa non è una cosa che ci serve un genio per capirla. Se il fatturato totale è X e le plusvalenze incidono per il 3%, vuol dire che solo il 3% del fatturato rappresenta le plusvalenze. Questo 3% può mai essere una percentuale determinante, no determinante, ma può essere mai una percentuale
idonea per una squadra che ha problemi. C'è una squadra che ha problemi, realizza plusvalenze per il 3% del fatturato. La squadra che ha problemi, che si deve iscrivere al campionato, che non si può iscrivere al campionato. Le plusvalenze le fa per un'entità così minima. Se tu hai problemi che puoi iscrivere a plusvalenze, superano i 300, fai 200-300 milioni di plusvalenze. Qui si sta parlando di manco, qui si sta parlando di una cifra che rappresenta, fai il calcolo sul fatturato e vedi quanto ammontano le plusvalenze prime. 3% in 3 anni, non 3% 3% all'anno, eh? Non dovete prendere il fatturato di un anno e fare il 3% sul fatturato, dovete fare il fatturato di tutti e 3 gli anni e adattare il 3%, oppure dividere il 3% diviso 3 e attuare la singola percentuale al fatturato annuale. Quindi, capito? Non è il 3% su un anno, tutti gli anni, il 3% sui 3 anni. Quindi capite bene pure voi che cosa vuol dire. Vi rendete conto che io mi devo mettere a parlare di questa cosa con gente che non sa manco fare la matematica di base? Ma vi rendete conto? Ma io perché spreco? Io perché mi devo arrabbiare tutti i giorni? Dico io, ma per quale motivo mi devo per quale, ma, io, ma a me chi me lo fa fare ad arrabbiarmi tutti i giorni, ragazzi, per spiegarvi le cose? Essenzialmente non c'ha senso. Oh, non c'ha senso. Gente che non c'ha neanche la possibilità, neanche, no, non si capisce una cosa, ok? Questa è una squadra che ha avuto sempre un colosso alle spalle. Una squadra che ha un colosso del genere alle spalle non ha bisogno di prestiti, di plusvalenze per iscriversi al campionato. Io so che voi siete abituati a squadre che fanno i debiti per iscriversi al campionato. Non è così. Non è così che funziona. Capite qual è il discorso? Non è così che funziona. Allora, se poi vogliamo, se vogliamo parlare di cose reali, parliamo di cose logiche. Poi se vogliamo parlare di stupidaggine e di cavolate, parliamo di cavolate. Però che io mi debba mettere a rispondere anche a gente del genere che non sa manco fa o, veramente neanche a ragionare la base, veramente, io mi iscrizione al campionato, poi l'iscrizione al campionato a quanto costa, perdonatemi. Io non so manco a quanto ammonti l'iscrizione al campionato. Voi veramente credete che una squadra che fattura 700 milioni di euro, che fatturava negli anni precedenti 700 milioni di euro all'anno, avesse bisogno di fare due plusvalenze per iscriversi al campionato? Raga, ma avete studiato economia oppure le scuole erano chiuse? Perdonatemi. Cioè, le scuole, secondo me, voi vanno prelevato alla prima elementare. Sta gente qua l'hanno prelevata dalla prima elementare dalla scuola. E hanno evitato che facessero le scuole classiche, perché se tu col 3% in 3 anni, quindi il 3% del fatturato di 3 anni, capito? Fa dei calcoli che ci vuole un secondo per farli. Se tu col 3% del fatturato in 3 anni mi vieni a dire che io avessi bisogno di quelle plusvalenze, tu c'hai problemi psicologici, perché vuol dire, e didattici, perché vuol dire che non hai la più pallida idea di quello di cui ti stai parlando. Ti comporti come se gli altri fossero ricchissimi, ricchissimi, ah, sono ricco. Poi vedo che gente che ha le pezze praticamente ovunque, rattoppate praticamente ovunque, e cioè ha pure il coraggio di dirmi che io ho utilizzato le plusvalenze, cioè c'hai il barbaro coraggio di dirmi, c'hai lo stupido coraggio di dirmi, come ho detto, che ci vuole impegno, lo stupido coraggio di dirmi che praticamente perché tu praticamente hai fatto queste cose perché te dovevi iscrivere al campionato. Io ho fatto queste cose perché fanno parte dell'attività normale in azienda. Poi se per te non fanno parte dell'attività normale, vatta a studiare sui libri, ma va a studiare, studiate. Che voi accusate la Juve, dovete studiare, dovete imparare un po' a studiare, non a parlare per sentito di, dovete studiare, studiate, curvate, studiate. Andate all'università, andate alle superiori, andate alle medie, andate, studiate, capite qual è il discorso? Dovete cominciare a studiare, perché se voi non studiate, voi fate figuracce dalla mattina alla sera. Quindi, ora, onde evitare farmi arrabbiare un po' di più, che io non me se, veramente me sono scocciato, vi dico la verità, vedi sempre le solite cose, io ti dico una cosa, secondo te, no? Una squadra così importante se va a fa fregà per l'iscrizione al campionato? Ma vuoi accendere i neuroni o se sono atrofizzati? Vuoi accenderli questi neuroni? Vuoi capire un po' di che cosa stiamo parlando? Vuoi farti una cultura sulla materia? Prima di accusare qualcuno, te devi mettere a studiare, devi studiare, oh no, 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 devi mettere a leggere.
Capito qual è il discorso? Leggi, leggi, che l'ha detto, ti aiuta, ti fa capire tante cose, ti spiega tante cose, ti dice tante cose, e poi ci andiamo a prendere un caffè insieme e forse sarai più competente. Fatemi sapere un pochino nei commenti cosa ne pensate.